Yes! Benvenuti sul canale Non Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua per fare un nuovo aggiornamento della collezione di film horror. Cominciamo con i film che mi ha mandato Digit Movies per fare le recensioni e poi passiamo a quelli che sono stati i miei acquisti. Rullo di tamburi. Ma prima, se vi piacciono i film horror, vi piace collezionare film horror, avere informazioni sulle nuove uscite, vi invito a iscrivervi al canale di Non Aprite Questo Blog. Qui sotto trovate il pulsantino, attivare le notifiche in modo da non perdervi neanche un video e seguirci anche su tutti gli altri social, Instagram, Telegram, Facebook, insomma tutto questo ciarpame di social totalmente inutili. Iniziamo con il primo film, che è un film a cui tengo, che ho visto. Sigla! Flash Contagion. Flash Contagion è un film che è particolare, ha una storia particolare per me, poi ve la racconto. Intanto vi spiego che ho già fatto un unboxing di questi film, infatti li vediamo velocemente, però ve ne voglio parlare perché, uno, perché potete trovare la mia recensione di Flash Contagion su il sito Non Aprite Questo Blog, quindi andate subito a leggerla. Due, perché all'interno, negli extra, trovate backstage che è stato realizzato da me in un giorno in cui ho avuto l'opportunità di andare sul set per salutare Lorenzo e Alex e ho approfittato per fare delle riprese e trovate questo extra creato da me. Poi ci sono tantissimi altri extra. Il film ve lo consiglio se vi piace il genere exploitation e se siete interessati alle uscite di horror underground indipendente. Insomma, andate a leggere la mia recensione sul sito di Non Aprite Questo Blog. Vediamo altri film che sono usciti in questo periodo con Digit Movies. Uno, vabbè, è notissimo a tutti, è Kezik Blues, è uscito in questa edizione fantastica in Blu-ray con un sacco di contenuti extra e bonus disc, appunto. Che, vabbè, che dire, il film è un bel film, è un grandissimo film indipendente, originalissimo, uno slasher molto perverso e disturbato e disturbante, quindi consigliatissimo anche Kezik Blues, compratelo. Vi lascio tutti i link in descrizione per acquistare i film che vedrete in questo aggiornamento della collezione. Velocemente anche questa uscita, questo film, diciamo, degli anni 90, che si rifà a, diciamo, al genere l'invasione degli ultracorpi, insomma alla fantascienza horror degli anni 50. È un film della Full Moon, molto figa questa collaborazione di Digit Movies Full Moon. Allora, il film non è che sia sto granché, però diciamo che la parte di effetti è molto carina, ci sono delle cose belle, soprattutto fluidi, cose schifose e vabbè, ci sono gli alieni che fanno abbastanza ridere. Comunque è un film trash fondamentalmente, quindi dovete essere un po' amanti del genere B-movie, trash movie. Full Moon ne ha tanti di questo genere, quindi se siete collezionisti di B-movie, trash, horror, va bene per voi. Seed People sono delle piante, insomma alieni sotto forma di piante che vogliono conquistare la Terra, insomma è sempre la solita storia. Poi invece, ragazzi, qua mi voglio soffermare un attimo, questo è un film che mi ha sorpreso enormemente, è un film italiano di Federico Scargiali, si chiama Fuck You Immortality. Io sono esterrefatto dalla bellezza di questo film, è veramente un grandissimo film, un film sorprendente, è una horror comedy, non ce ne sono tante di horror comedy nel cinema indipendente italiano, secondo me, almeno che io ricordi. Mi viene in mente Terror Take Away, ma poche altre cose. Ragazzi, questo è un film veramente high level, con attori incredibili, farò la recensione anche di questo, non so quando uscirà, la troverete a breve. Ci sono delle battute passosissime, scritto veramente bene, è girato bene, con tantissime idee, qua ha un livello veramente molto alto nel cast e nella realizzazione degli effetti speciali, ci sono tante cose veramente strepitose. È veramente un film sorprendente, mi chiedo perché non ne parlino tutti, però c'è poco da chiedersi queste cose, perché alla fine i meccanismi del mercato sono purtroppo spiacevoli, insomma. Fuck You Immortality, veramente mi sono spaccato dalle risate, è un film intelligente e cinico anche, è anche piuttosto cinico. Sembrerebbe non essere un horror per tutta una prima parte, in realtà poi diventa piuttosto horror e ci sono tantissime scene gore. Complimenti a chi ha lavorato alla realizzazione di questo film. Passiamo ad altro.
Passiamo ai miei acquisti. Sono meno gli arrivi dalle case di distribuzione, perché è calato veramente, anche il mercato home video è calato tantissimo. Escono molte meno cose. Per fortuna sono uscite questi 4 film della Digit Movies. È uscito 1BR della Midnight Factory, di cui trovate la recensione sul canale, la recensione video sul canale YouTube. Cercatela e guardatela, è un film davvero sorprendente anche quello. E quindi niente, mi sono comprato un po' di cose, visto che non tanto per fare il video aggiornamento, ma perché insomma mi sembrava un po' vuota la mia vita senza pacchi pieni di film che mi arrivano. E quindi ho comprato in edizione DVD, perché a me piace anche un po' risparmiare. Non avevo neanche un'edizione, diciamo, sgravata di questo film, quindi ho preso la limited edition in DVD della Midnight Factory. Street Trash, ragazzi, Street Trash, cioè questa bevanda che dovrebbe essere alcolica, che trasforma, fa sciogliere le persone, un film ultra trash, iconico e epico, diciamo, cult assoluto. L'edizione Midnight Factory non l'ho neanche aperta, la apro adesso così ve la faccio vedere. Avevo comprato in edizione DVD limited quella di Reanimator, sono rimasto molto soddisfatto. Non ho tutta questa smania di avere la versione Blu-ray, non che non mi piaccia vedere i film in alta definizione, però non si può certo comprare tutto o spendere soldi, insomma, poi che ognuno fa quello che vuole, per carità. Comunque, bellissima edizione, ve la apro. Ci sono delle cartoline, no, c'è il librettino, ma è veramente stupenda. È stupendo. Cartolina, confezione fatta a libro, ma è una meraviglia assoluta. Io l'ho anche rivisto recentemente, quindi non credo che lo guarderò presto, anche se sono curioso di vedere com'è la qualità. La mia edizione 169 e contiene commento del regista, scene eliminate, il corto originale di Street Trash, trailer, documentario del making of e tante altre robe, intervista all'attrice, non male. Passiamo ad altro. Questi li ho comprati in un negozietto a 2 euro l'uno, sono Zombie Stripper, che è una horror comedy sugli zombie con Robert Englund e Jenna Jameson, che ho preso così senza neanche dargli 2 lire. Invece è un film trash fenomenale, cioè veramente fatto bene, divertentissimo, esagerato, cioè proprio ci sono delle trashate incredibili, cioè vanno veramente fuori da qualsiasi tipo di aspettativa. E poi c'è Robert Englund, che veramente, ragazzi, dà quella qualità che alza tantissimo il livello della pellicola, perché è veramente simpatico, un personaggio viscido, squallido, incredibilmente divertente. Grandissimo Robert Englund, del resto è un grande attore, anche se viene sempre considerato solo per quello che ha fatto con Nightmare. C'è anche, vabbè, una grandissima attrice, che forse una delle migliori attrici della storia del cinema, Jenna Jameson. Chi come me ha perso tantissime diottrie su Jenna Jameson sa che, dico la verità, grandissima attrice. Niente, edizione 2 euro, insomma, ci sta di brutto. Zombie Stripper, sì, simpaticissimo. Poi non so perché l'ho presa, perché io odio le edizioni slim così dei DVD. Ho preso Opera, I Maestri della Paura, perché voi sapete che io ho questa fissa che mi piace questa edizione che era uscita, Maestri della Paura, in edicola. Però hanno fatto uscire anche la versione così, super sottile, che fanno veramente cagare, almeno a me fanno cagare. Le tengo, questo l'ho preso per tenerlo qua nella piccola cantina degli orrori, dove ho il lettore e il televisore tubo catodico. Mi tengo qualche DVD horror da mandare nel televisore, anzi dopo lo metto. Invece adesso passiamo a una chicca incredibile, perché ho trovato un sito dove pago i film usati gli stessi prezzi dei mercatini, cioè 1,50 euro. Qualche film l'ho pagato 3, cioè 2 film li ho pagati 3, non mi ricordo quali sono di questi che vi farò vedere, sono 9 film, quindi 7 film li ho pagati 1,50 euro, più le spese di spedizione a 7 euro, praticamente mi è venuto 2 euro a film. Se però su questo sito raggiungi la quota di quasi circa 40 euro, non paghi le spese di spedizione. Non mi venite a chiedere il link di questo sito, perché col cazzo che ve lo do,
prima devo saccheggiarlo tutto io e poi vi lascerò questa informazione. Chi è collezionista sa che le risorse non vanno rivelate, a meno che non siano state già depredate. Fighissimo L'impero delle termiti giganti di Bert Gordon, che è un regista che ha fatto tanti film su creature giganti, quindi diciamo esperto in gigantologia. Formiche giganti, ho visto il trailer, è toppissimo, insomma, una trashata galattica secondo me. Però chi lo sa, magari invece no. Che paura le formiche giganti, ragazzi. Adesso non vanno più tanto di moda i film così. Nel senso che magari c'è, per esempio, c'è uscito The Dant, appunto, come The Factory, però era tutto in chiave ironica. Questo invece è un film serio, ragazzi. Io voglio i film seri sulle formiche giganti. Questo non lo conosco, però siccome ho visto Jess Franco ho detto vabbè, va preso assolutamente. E poi soprattutto ho notato che aveva la copertina disegnata da Miguel Martin, che è il disegnatore di Brian the Brain. Sto parlando di Killer Barbies di Jess Franco e c'è questa bellissima copertina disegnata da questo fumettista Miguel Angel Martin, che dovrei avere anche un suo fumetto autografato, perché era veramente appassionato di questo fumettista e una volta era qua a Milano al Cox 18 e insomma c'è stato un evento di fumetti fico. Fico. Insomma, vedremo com'è questo film sul vampirismo. Killer Barbies. Vi ricordo che se voi invece avete già visto questi film o possedete l'edizione, se volete scrivermi il vostro parere senza spoiler o delle informazioni riguardo, mi fa molto piacere, così ci scambiamo insomma un po' di info. Poi, nell'altro aggiornamento della collezione avevo trovato un'edizione limitata della Notte dei Resuscitati Ciechi, chiamato anche Terror Beach in quell'edizione lì, che è una saga di Armando Osorio che non conosco ma non ho mai visto e che voglio collezionare, insomma voglio avere, ma non ho ancora guardato i film perché purtroppo ho questo che è il secondo, La cavalcata dei resuscitati ciechi, trovato sempre a 1,50€, e l'altro che è l'ultimo, il quarto, che è La notte dei resuscitati ciechi. Insomma è una saga spagnola molto famosa, molto nota, insomma oggi non è molto nota, una volta era molto nota. Insomma, fantastico, non vedo l'ora di concludere questa saga. Mi mancano due film, se volete mandarmeli vi mando il mio indirizzo così me li regalate voi. Scherzo. Che non è neanche facile trovarli in realtà. Altro film di Jess Franco, copertina meravigliosa, L'oasi degli zombie, 1981, L'oasi degli zombie, da vedere. Voilà. Poi c'è David Schmiller, che è il regista di Puppet Master, ha fatto questo altro film che si chiama Horror Puppet. Queste edizioni sono, anche queste mi attraggono, quindi quando le trovo le prendo, mi piacciono un sacco graficamente questo rosso così. Ce ne ho altre, ed è un film degli anni 70 sui pupazzi. È un film che ricalca un po' la trama di Non aprite quella porta, ma mettendoci dentro i pupazzi. Insomma, questo credo di aver capito. Da vedere assolutamente, guardate che follia questo pupazzo qua. Credo che sia piuttosto trash, ma anche interessante. Ah, bellissimo anche questo pupazzo, questa faccia di donna nell'angolo, con la bocca aperta. Poi di Eugenio Martin, Horror Express, sempre in questa collana. Ecco, questa è una particolarità molto divertente che avevo trovato anche nell'edizione di Sleepy Hollow. C'è un errore di battitura, un refuso, infatti questo si chiama Horror Express da questa parte, invece in realtà si dovrebbe chiamare Horror Express. Io trovo che siano molto singolari queste cose, veramente mi chiedo come si possa fare un errore del genere e andare in stampa con centinaia di copie. Vabbè, però è stato fatto, trovo che renda l'edizione ancora più particolare e anche un po' ridicola, però comunque fichissimo. Un treno e delle uccisioni su un treno e degli alieni, insomma mostri che vengono da un altro pianeta, penso, che uccidono persone, e dentro c'è Christopher Lee comunque tra gli attori. Si vede qua il ritratto, no, non questo pelato, questo è Kojak,
Poi c'è Christopher Lee, questo è Kojak, che non mi ricordo come si chiama in realtà. Poi un film che credo di aver visto veramente in tenera età, Grano Rosso Sangue, tratto da un racconto di Stephen King. Ricordo veramente nulla di questo film, lo rivedrò volentieri per molto suggestiva la grafica, fighissima. Vabbè, Stephen King, 3 miliardi di film sono stati tratti dai suoi racconti e i suoi libri. Ah, tra l'altro qua c'è anche un librettino caruccio. Veramente ho fatto un colpaccio. Passiamo agli ultimi due film, sempre di questo pacchetto comprato online, pagati anche questi qua 1,50€ l'uno, e per me è veramente un colpo incredibile. Ah no, questo l'ho pagato 3€, scusate. Questo l'ho pagato 3€, questo credo 1,50€, sì, perché questo è un po' più raro, ma... Questi film sono rari fino a che non li trovi, nel senso che in realtà sono rari, ma li puoi trovare o a 15€ o a 3€, 2€, quindi dipende anche un po' da chi te li vende. Sto parlando di Creepshow 1 e Creepshow 2, film di Romero, tratto sempre da racconti di Stephen King. Qua addirittura c'è anche lui come attore, si vede qua che si trasforma in una pianta. Questo lo ricordo già di più perché l'ho visto anche un paio di volte, però l'ho visto sempre quando ero piccolissimo, quindi lo riguardo con piacere. Ho preso anche il fumetto che devo leggere, non so se leggere il fumetto e poi rivedere il film o viceversa, comunque lo rivedo con piacere. Mi era piaciuta molto il racconto del compleanno con la testa sulla torta, ma anche questo qua della pianta, del tizio che si trasforma in pianta, insomma questo è veramente un caltissimo. Questo ha fatto la storia, Creepshow. Quest'altro lo ricordo pochissimo, un po' diverso come stile, sicuramente inferiore, eccetera. Non diretto da Romero, ma diretto dal direttore della fotografia di Creepshow 1. Direttore della fotografia di Creepshow 1 che si chiama Michael Gornick, che è stato anche direttore della fotografia di altri film di Romero, di zombie. Niente ragazzi, questi sono tutti i film del nuovo aggiornamento della collezione. Vi lascio il link in descrizione per comprarli su Amazon. Vi invito a iscrivervi al canale Telegram in modo da non perdervi niente di quello che facciamo. Seguite su Facebook, Instagram, lasciatemi un commento qua sotto. Ci vediamo per il prossimo aggiornamento della collezione. Muah.